Salve fratelli e sorelle bianconere e benvenuti in un mio nuovo video. Tra circa un'ora ci sarà il match in casa all'Allianz Stadium contro il Bologna, una sfida assolutamente da non prendere sotto gamba, da giocare con la giusta intensità e soprattutto portare i 3 punti a Torino che sarebbero importantissimi, che ci porterebbero a -7 dal Milan, se non vado errato, con una partita in meno, perché ricordiamo a tutti che c'è ancora la super sfida da recuperare contro il Napoli che non si giocò e vabbè, sapete tutti benissimo la storia, non voglio stare qui a ribadirvela di nuovo. Ma oggi di cosa parleremo? Poi uscirà il video post partita dopo Juventus Bologna, con la speranza, detto che riusciamo a portare la vittoria a casa. Ma di cosa voglio parlare oggi? Oggi voglio affrontare un argomento che stanno toccando un bel po' di persone e che sta emergendo anche nei media più importanti. E stiamo parlando delle frasi, anzi, degli insulti rivolti a Maresca da parte dell'allenatore dell'Inter, Antonio Conte, che da quel che si legge rischierebbe la squalifica oltre che la multa, ma una squalifica ben più pesante di quelle normali, perché sappiamo benissimo che quando un allenatore viene espulso di solito salta una sola giornata di squalifica. Però per l'atteggiamento che Conte ha rivolto verso l'arbitro nei modi, potrebbe essere anche più di una giornata di squalifica. Io prevedo che si vada dalle 2 anche 3 giornate di squalifica per l'allenatore pugliese. Ora dico io, no, sicuramente il giudice sportivo domani o al massimo martedì emetterà il suo giudizio. E mi auguro vivamente che Conte prenda più di una giornata, ma non perché sia l'allenatore dell'Inter. Ripeto, io non vado contro nessuno, però io mi ricordo che Paratici, e voi sapete benissimo quanto io non sopporti Paratici, affiancato da Nedved, furono innanzitutto inibiti e presero anche una multa di 15.000 euro e sicuramente vi posso garantire che Paratici e Nedved non hanno detto all'arbitro quello che ha detto Antonio Conte ripetutamente, perché oltre a Conte anche Oriali è stato espulso, ricordiamolo, e ieri si è praticamente sfiorata la rissa nel sottopassaggio degli spogliatoi tra l'allenatore pugliese e l'arbitro, che stavano quasi, quasi, diciamo tra virgolette, da quel che si è percepito e raccontato anche da voci di corridoio, sarebbero quasi arrivati alle mani. Questa è una cosa gravissima, ragazzi. Sicuramente Conte avrà provocato l'arbitro ancora una volta insultando. L'arbitro, da quel che si dice, ha riferito ai calciatori dell'Inter, ma non solo: bisogna saper accettare anche quando non si vince. Giustissimo, questa purtroppo è una cosa che tocca tutte le squadre. Adesso io non è che voglio giustificare la Juventus perché io sia juventino, ma quest'anno la Juventus ha subito non pochi danni da parte dell'arbitro. Mi viene in mente la partita con il Crotone, l'espulsione molto dubbia di Chiesa. Mi viene in mente la partita di Verona contro il Verona, un gol annullato a Morata per questione di millimetri. E precedentemente un calcio di rigore non fischiato alla Juventus su Aaron Ramsey contro la Fiorentina. È stata la partita più assurda, secondo me, dal punto di vista arbitrale. Quindi vale un po' per tutti questa cosa. Per cui io spero che vengano fatte rispettare le regole anche per l'Inter e che non ci siano due pesi e due misure, perché con determinate squadre ci si comporta di una maniera e con altre altrettanto in un'altra maniera ancora. Per cui, ragazzi, vedremo cosa succederà e da lì capiremo un bel po' di cose. Capiremo realmente chi comanda il palazzo, visto che dicono che la Juventus
comanda il palazzo, e sapete benissimo tutti che questo non è assolutamente vero, altrimenti la sentenza su Juventus Napoli non sarebbe mai stata ribaltata, ma sarebbe stata già archiviata dopo il primo grado di giudizio. Niente ragazzi, io vi saluto, vi rimando al post partita, buona partita, buon pranzo, buon proseguimento di giornata e sempre fino alla fine, forza Juventus ragazzi!